Soltera Granea ci ha offerto, e questo però subito mi porta a questa riflessione, professore. Tutto sommato, nelle condizioni migliori, quando nel periodo tra il 2003 e il 2005 si era cercato di mettere in piedi una Costituzione europea che ha assegnato maggiori funzioni all'Europa, questa cosa poi è venuta a cadere perché in alcuni paesi poi centrali della Costituzione europea, penso ad esempio alla Francia, per esigenze di campagna elettorale, politici pur illuminati, di grande spessore, penso a un Fabius ad esempio, colsero i primi segni del malumore generale dovuto alla crisi economica che mano a mano fluttuava, per offrire quel boccone a dire la Francia non cederà la sua nazionalità, e quindi poi tutto va lì e siamo a un trattato di Lisbona modesto in qualche maniera. E qui siamo, secondo me, sempre al dilemma di quella pagina lucidea della differenza tra chi guida il popolo e chi si fa guidare invece dalla parte bassa, dal risentimento del popolo. Questo è, insomma, il grande dilemma e il grande problema. Nietzsche ha un sconfitto alla fine. Certamente. Nietzsche? Sì, ma insomma, è tutti gli altri demagogi. Il problema qual è? Il problema è che noi, dicevo, siamo una serata che per noi è molto identitaria, perché questa fondazione si chiama Europa Prossima proprio in riferimento a un modello forse diverso di visione politica dell'Europa, che era la visione che suggeriva sempre tra la fine degli anni 90 e il 2000 Pascal Maragall, che è storico sindaco di Barcellona, di un'Europa che si costruiva anche a partire dalle comunità, dando l'idea di un crescere nel sentimento, nella percezione di ciò che doveva diventare l'Europa, ma partendo appunto da una consapevolezza che veniva dal basso, quindi con una costruzione culturale che poi poteva diventare anche una buona politica, di cui oggi sarebbe bisogno, ma che è così difficile. Allora, su questo, mentre Luciano deve rientrare, perché credo sia stato catturato da una riunione un po' impegnativa, voi sapete, sono giorni difficili, ad esempio non vedo stasera, mi ha detto che sarebbe venuto, ma con le sardine a cui un saluto, ma vengo subito allora all'intervento che dovrebbe essere conclusivo del professor De Rita, ricordando, rifacendomi al suo, credo, ultimo libro, sperando di non sbagliare, un libro pubblicato per la Terza, che è Il popolo e gli dèi, come la grande crisi ha superato l'italiano. Io credo che in quel libro forse ci sia qualcosa del malessere che agita l'Europa, cioè questo venire meno delle connessioni tra l'intero popolo, che poi facevano in qualche maniera la forza di una democrazia rappresentativa, che poi poteva avere anche la forza di immaginare la Costituzione europea. Sono stati grandi partiti di massa, i grandi partiti cattolici prevalentemente, ad aver avuto questa visione di una Costituzione infrastatuale, una dimensione federativa meglio. Queste connessioni che sono venute meno probabilmente sono una parte di questa crisi, e a lui, ringraziandolo per questa, insomma, così generosa partecipazione, cedo la parola. Grazie. Ci ha dette molte cose, a me tocca un tanto la conclusione, ma ripercorrere i temi che abbiamo toccato oggi. In termini di quattro cose. La prima, il problema dell'identità, il secondo, il problema dei regimi, di governo, la terza è di cittadinanza e il quarto è la rappresentanza. Il nuovo identità. È stato detto molto chiaramente, credo che lo documenta, che il problema dell'identità per l'Europa non è un fiume, ma un mezzo. Non possiamo pensare all'Europa come una pensata di Italia, dove in pratica il fine era fare l'identità d'Italia, fare l'identità italiana. Qui invece no, per costruire un sistema europeo certamente adatto alla potenza eccentrica dell'economia mondiale ci vuole un'identità europea da far crescere, ma non è un fatto ideale, perché sapete bene,
anche l'identità italiana è stata fatta così, su due basi fondamentali. La prima base è le memorie condivise, avrebbe detto Trinchese, e l'altra parte invece è la sovranità. Quale sovranità, quali memorie condivise oggi? Questa è la ragione anche della memoria, guardate che i problemi sono italiani, sono interni. Le memorie condivise abbiamo noi oggi italiani. Ce l'avamo di più quando facevamo l'Italia. Perché venivamo da una lunga storia, perché erano 50-60 anni che gli illuministi settecenteschi e poi nell'Ottocento i padri risorgimentali, De Lombardi, Alberti, già citato, ci avevano dato l'idea di cos'era la memoria condivisa nell'Italia. E quindi era stato possibile un attacco, un aggancio a una nuova sovranità. Cioè Emanuele Cavour in qualche modo interpretava un'identità condivisa, una memoria condivisa, ne faceva un'identità e una sovranità, uno Stato. Beh, se ci pensate bene, oggi l'Europa, ma anche noi italiani, non abbiamo né una memoria condivisa né una sovranità. L'Europa l'abbiamo vista negli ultimi tempi, negli ultimi due o tre anni di crisi. Se studiamo la Banca Europea, la struttura burocratica rappresentativa, il Parlamento, la Commissione Europea, le corti europee, le autorità e le autorità europee sono state impotenti. Ma è ad esempio una banca americana di media dimensione rispetto a la sovranità non c'era, così come oggi, se noi pensiamo all'Italia d'oggi e all'Europa d'oggi, non c'è sovranità, siamo tutti etero diretti. E se non c'è sovranità non ci può essere identità, perché a quel punto per poi l'identità che abbiamo diventa frustrata, a nessuno fa piacere fare i compiti a casa, non fa piacere al Presidente Renzi, ma non fa piacere pure a noi che l'Italia debba fare i compiti. Un'identità distrutta, messa in ridicolo da una commissione che ogni due giorni ci dice quello che dobbiamo fare, ma se non hai sovranità, che identità diventa regressiva. Questo è un punto essenziale per l'Italia e per l'Europa, il rapporto fra memorie condivise e sovranità che fanno un'identità nazionale o sovranazionale. Se non c'è questo impasto tra sovranità e memoria condivisa non ce l'abbiamo. Perché abbiamo perso negli ultimi 20 anni una grande parte di identità? Ma in parte perché la sovranità è andata a pallino, perché è andata poi in Europa o nei circuiti della finanza internazionale, ma anche perché abbiamo distrutto la memoria condivisa. È stato detto da Trinchese all'inizio, abbiamo fatto il gioco di rinfacciarsi, di chiederci sempre. E negli ultimi 20 anni tra Berlusconi e non Berlusconi alla fine ci siamo divisi, ci dividiamo sempre. Questo è il primo punto, se non facciamo anche in termini di adesione a uno sviluppo scolastico, formativo, come diceva prima Bonetta, noi non ce la facciamo a fare un meccanismo di nuova identità, sia come mezzo sia come fine. Perché è anche possibile dire ma no, l'identità ci serve per fare come mezzo, non come fine, no, è la stessa cosa. L'identità come mezzo ce l'hai se hai una memoria condivisa legata in una sovranità. Questo è il primo punto. Secondo punto, quale tipo di governo, quale tipo di regime può consentire un richiamo di questo? Un richiamo di unificazione dinamica fra logica di identità e logica di sovranità. Perché si ha detto all'inizio, guardate che le ipotesi sono il governo dei oligarchi, il governo della folla, il governo del sociale, il governo parlamentare. E noi oggi abbiamo
un problema. Abbiamo in tutta l'Europa una tendenza sostanziale, continuativa, ripetitiva alla dimensione del governo Riccardi. Ce l'abbiamo in Europa perché il governo è fatto da qualche migliaia di burocrati che si sentono obbligati, e lo so, pur non avendo un minimo di cultura collettiva degna di questo nome. C'è anche l'Italia dove 3-4 governi, anche di più, se pensiamo al governo Amato, al governo Ciampi, al governo Dini, al governo Monti, al governo Letta, abbiamo avuto governi di oligarchi. Con grande tranquillità, ce li siamo tranquillizzati tutti, soltanto il poverino Berlusconi continua a dire: ma io sono stato l'unico eletto dal popolo, questi sono autonominati. Beh, puro scopo personale. Noi ci siamo ingoiati 7-8 governi oligarchici, chiamati tecnici. L'unico forse di tutti costoro fu, se non ricordo male, Amato, almeno era stato eletto nel 92. Pini non era stato eletto, Ciampi non era stato eletto, Monti non era stato eletto, D'Alema era stato eletto, ma subito dopo Amato non era stato eletto, certo, Monti non è stato eletto, Letta non era stato eletto. E l'attuale Presidente, no, è solo sindaco di Firenze. E questa vocazione oligarchica che ritrovate anche, ma la ritrovate molto precisamente in una realtà come la Francia, padre della rivoluzione e dello Stato moderno, perché c'è la struttura dello Stato, gli enarchi, i grandi burocrati, no, non ritrovate dappertutto. Avete un paese tipo il Belgio che è stato un anno e mezzo senza governo, perché non riusciva a mettere d'accordo chi faceva il Presidente del Consiglio, andava avanti con me. Noi abbiamo un meccanismo di regime democratico che è stato lentamente, lentissimamente, ha avuto una torsione verso il governo di Grecia. È logico che a un certo punto ci sia la reazione di Grillo o dei leghisti a dire no, gli oligarchi non ci piacciono, c'è il populismo in arrivo. Perché il populismo è l'esatto contrario dell'oligarchia, è quello che non sopporta gli oligarchi non sopportano il populismo, e stiamo arrivando tranquillamente alle elezioni europee su questa divisione, ancora oggi, ancora una volta ci vive. Anche che comune sentire. Abbiamo questo senso di andare verso una battaglia pro governo, pro potere, ci affogano, ci annicano, ci piccano, ci disprezzano, e noi invece. No? Questa è una delle cose incredibile di questo mondo, questo arrivo di una logica populista che però è nata dopo molti governi e molte Europa più ricordo. E questo io credo di essere qui l'unico che ha partecipato alle trattative sul trattato di Roma del 56-57, cioè i miei anni, quindi allora ragazzini in conteglia, quindi nessuno può negare il mio europeismo fin dall'inizio. I pezzettini del trattato sulla libera circolazione non lo avevo fatti anch'io. Eppure oggi io vedo da una parte un regime democratico che in qualche modo ha due polarità pericolose: da una parte un'oligarchia senza consenso e dall'altra parte un populismo che cerca consenso facile. Questo è un tipo di problema che si porrà nei prossimi mesi e probabilmente si accentuerà ancora di più dopo le elezioni.
perché questa follia, per chi come me ha partecipato alla costruzione europea 6, l'Europa 27 è una pura demenza senile, ma l'Europa 27 è ancora più prigioniera della polarità oligarchica, perché non c'è un addensamento di cultura politica. Non ci possono essere gli Adenauer, gli Schumann e i De Gasperi, perché nell'Europa 6 i tre partiti fondatori, i tre governi fondatori erano quelli che tiravano le danze. Oggi c'è la Merkel, poi la Merkel, dopo ancora la Merkel, ma mica perché ti tira tutto, perché alla fine non c'è possibilità di far politica. E c'è il populismo di massa e l'oligarchia burocratica, in cui l'unica nostra soddisfazione è che un'oligarchia ce l'abbiamo pure nella persona del dottor Draghi, però per il resto qualcuno conosce un direttore generale di Bruxelles di origine italiana? Sicuramente c'è, non esiste naturalmente. Qualcuno conosce cosa sta succedendo nella realtà slovena o nella realtà estera in termini di nuovo populismo? No. Eppure quelle sono le due priorità che abbiamo in questo momento. Terzo punto, identità, il lavoro, la struttura, la cultura di governo, la terza, la cittadinanza. Che cittadinanza esce qui? In un sistema che è diviso tra populismo e oligarchia. E ci vuole una cittadinanza, una carta costituzionale, una carta dei diritti, una ispirazione collettiva di quali sono i valori dell'Europa. Non si è riusciti pure a metterci dentro che c'era una storia cristiana nell'Europa, che è stata pietà. Perché la cultura dei valori della cittadinanza deve essere una cultura calda, non può essere sostanzialmente qualcosa che non si sa da dove. Io non sono del tutto convinto che mettere dentro la Costituzione europea le origini cristiane dell'Europa sarebbe stata una cosa meravigliosa. Dal buon cattolico ho una notevole propensione a pensare che il cattolicesimo interessa a me, agli altri non interessa. Però la verità è che noi oggi abbiamo una realtà in cui gli oligarchi e i populisti non ce la fanno a far crescere una dimensione valoriale positiva. Anzi, se ci pensate bene, c'è una decostruzione degli antichi. In nome di una cultura tipicamente individualista, per il caso non vi trovate in nessun partito, in nessuno schieramento, in nessuna lista europea. Però l'Europa d'oggi è intimamente una cultura, a Roma direbbero radicale, individualista, libertaria, libertina. E chi la fa questa cultura? Un governo, un partito, un Parlamento europeo? La fanno, non la fanno, le giurisdizioni. Guardate che noi siamo governati molto più di quanto pensiamo dalla giurisdizione. Una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo diventa nella cultura italiana quasi una condanna della Cassazione. Una dichiarazione del Consiglio d'Europa, di cui non si sa se il Consiglio dei Ministri dell'Europa o il Consiglio d'Europa precedente al Parlamento europeo, diventa una cosa quasi forte per tutti quanti noi. Non dico poi in termini di cultura della legislazione bancaria, noi siamo sostanzialmente regolati dalla giurisdizione. E guardate che la giurisdizione ha sostanzialmente una logica dei diritti portati all'estremo. Se voi portate, se tra l'altro ieri abbiamo avuto una discussione sulla parità di genere nelle liste, cosa che un po' fa ridere, che è una parità, che è un femminismo che era nato come libertà
diventa un femminismo di Stato definito per legge, però se fossimo andati in qualsiasi giurisdizione, fosse pure il pretore Rocca Camuccia, avrebbe detto, ma l'Europa dice, avrebbe portato il Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale alla scelta, avrebbe vinto quella, non una cultura di sapore collettivo, di integrazione, di mobilitazione d'animo, come fu la nostra identità nazionale, come fu il nostro riconoscimento, ma un qualche cosa che si spappola nella molecola individua. E questo è il terzo punto. Noi abbiamo oggi non soltanto un problema di identità relativamente povera per organizzare in maniera condivisa, ma non abbiamo soltanto problemi di regimi di governo sostanzialmente divaricati tra logica obbligante e logica populista, ma abbiamo anche questo problema che fare identità, fare governo, fare qualche cosa in Europa non ce la facciamo, perché la logica, diciamo così, giuridico, costituzionale, giurisdizionale, ci porta alla comunicazione, alle molecole. Io ho scritto libri di suo sviluppo molecolare che dico che oggi è molto più molecolare di me qualsiasi giurisdizione europea. Proprio c'è la fissazione di ridurre i popoli a milioni di casi di vita. Ultimo punto, è la rappresentanza. Che cosa è? Come facciamo in un momento come questo a non avere rappresentanza? Perché qualsiasi cosa che abbia significato di rappresentare gruppi, interessi, classi sociali, realtà locali, viene in qualche modo ricostruito. Partito non esiste più, e la voce in voce, la federazione patronale, ma per carità, vedi, non disturbo, il sindacato costa troppo, hanno preso i fattori al popolo, ai lavoratori, allo Stato, che lo dirà il presidente Renzi per qualche settimana, l'associazione di una poca roba. Perché il populista come l'oligarca non vuole la rappresentanza, non vuole la mobilitazione di rappresentanza, non vuole la unificazione o l'addensamento collettivo, preferisce la dimensione molecolare. E quando noi abbiamo quelle poche volte che ci sentiamo in qualche modo mobilitati alla rappresentanza, io visto i miei amici di direi per l'Italia che fanno piccole imprese artigiane commerciali, che a un certo punto ha detto veniamo a Roma, in 70.000 piazze del popolo sono andate a Roma per muoversi, perché ci credevano ancora, perché a un certo punto si sente questa forza, se la gente dice siamo in 20, 30, 50, 70.000, ma significa che non hanno ragione di ricarichi e i populisti a dire che la rappresentanza non serve più, perché basta la rete di credito, basta, non le primarie, scusate, non c'è, diciamo, la porta di, basta le primarie del PD, e no, se non c'è rappresentanza il meccanismo strumentale finisce per vivere di bisogno. Voi sapete che i bisogni, come gli eventi, scavano la porta e poi che fanno tutto il mondo. Dobbiamo ricostituirlo proprio in ragione del governo, della cittadinanza, dell'identità, della cultura costituita. Dobbiamo ricostituire tutta la rappresentanza, se no non abbiamo rappresentanza, noi non ce la facciamo, perché c'è un sottile confine fra la negazione della rappresentanza e la negazione della rappresentanza. Significa negare la rappresentanza, la figura di rappresentanza al Senato della Repubblica. Sono un senatore, la Costituzione ci crede.
candidato che era lasciato, ma perché costa troppo ai ragazzi, domani costerà troppo un ragazzo, e costerà troppo quello che consiglio di umano. Siamo all'equilibrio che in nome del risparmio sulla spesa stiamo rovinando letteralmente le piccole realtà di rappresentanza e di partecipazione. E questo è il punto fondamentale di un paese che sa quali sono e conosce in qualche modo avverte i pericoli, ma quando un pericolo arriva sta lontano, aspetta che passi, non lo conosce. Oggi io ho l'impressione che su questi quattro grandi indicatori di identità, la colpa di governo, la giurisdizione, il potere della giurisdizione, il potere dell'Italia e la rappresentanza ci siano questi quattro su cui bisognerebbe in qualche modo studiare, di capire e accettare. Siamo in una realtà tra di quella abruzzese, lo conosciamo tutti, anch'io abbastanza bene, e può sperare che parta da qui questo sottile gusto di fare continuamente la politica, di far crescere con questo un'identità condivisa nella rappresentanza. Grazie. Sorprendita per questa storia persone così intensa che ha affrontato diciamo elementi centrali del problema sociale e in effetti sull'attualità, ricollegandomi anche alla successione che c'era prima, questo della Cananea, sul sito della Carta dei Lord, quello che c'è in terra e alla funzione che ad esempio la Camera Alta svolge per la cultura in Francia. In effetti mi pare che si stia ragionando in maniera molto affrettata in questo paese sul destino della Camera Alta come semplicemente una Camera di secondo livello di rappresentanti locali. Cioè, secondo me il risparmio di spesa è importante, ma forse anche c'è bisogno di un ragionamento più profondo sulle ragioni stesse, di ciò che ci lega, di ciò che ci connette, di ciò che ci tiene insieme. Noi avevamo l'impegno di chiudere per le 7, ci abbiamo ancora qualche minuto per le 7 che veniamo e possiamo allora per la quale vi ringraziamo per questa partecipazione.